PNSRL, climatizzazione, impianti termoidraulici e fotovoltaici, stufe e caldaie a pelle. A Sassuolo in via Tasso 26, showroom in Viale Crespi 13. Buonasera. Due denunce. Questo è il risultato di un controllo effettuato da carabinieri municipale nella sede dell'associazione Monti Blanca, gestita da una signora marocchina residente nel Reggiano. Tra le irregolarità riscontrate, la presenza di varie persone prive della necessaria tessera associativa. I militari hanno ritrovato inoltre un clandestino pluripregiudicato che è stato ovviamente denunciato. Brutta sorpresa per Neck, che sta portando in tournée il suo nuovo lavoro. Poco prima del concerto a Cascina di Pisa, ignoti hanno rubato le due chitarre di Chicco Bussoni, chitarrista che accompagna il cantante sassolese. Indagini in corso. Da poco, inaugurata alla Galleria Annovi, la mostra You Should Be Dancing di Mimmo Jacopino. Le opere che l'artista ha realizzato con vari materiali, creando giochi di luce ed ombra, rimarranno visibili al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, fino al 29 maggio. E ora passiamo allo sport. Importante vittoria del Sassuolo ad Empoli, dove si è imposto con il risultato finale di 3-1. I neroverdi hanno dominato i pur motivati toscani con le reti di Peluso, Matri e Duncan. Domenica pomeriggio al Mapei Stadium arriva la Fiorentina. Stagione da incorniciare per Claude Ajapong, il giovanissimo difensore neroverde. Dopo l'esordio in campionato e nella Coppa Europea è arrivato anche allo stage con la nazionale maggiore. Ecco una breve intervista sui suoi primi passi sassolesi. Claude, allora, tanta emozione ha accompagnato questa stagione, soprattutto per una ragione: il primo sassolese che ha giocato nel Sassuolo e in Serie A. Sì, sicuramente una grandissima soddisfazione, una grandissima emozione, perché sono cresciuto qua fin da piccolino e quindi vestire questa maglia di questo piccolo paese qualcosa di significativo. So che sono da tantissimi anni qua con la mia famiglia e tutto, quindi mi dà grandissima forza. Tu sei nato calcisticamente alla Madonna di Sotto, che tipo di ricordi hai della tua prima società? Ho dei ricordi davvero indelebili. Ogni tanto quando passo di là in macchina mi ricordo tutte le partite, gli allenamenti alla sera, che uscivo con mio padre che mi aspettava fuori, un sacco di emozioni. E ho la fortuna che mio padre, perché è stata anche la forza di mio padre che mi ha iscritto in quella scuola calcio, e grazie a Dio ora sono arrivato qua in questa squadra professionistica. Chi ti ricordi? Qualche nome che ti ricordi, qualche dirigente o qualche compagno di squadra di quei tempi? No, sicuramente me li ricordo quasi tutti. Mi ricordo lo zio Claudio Camellini, che è stato il mister, Giorgia Iacolini, che è stata la mia prima allenatrice femmina, e un sacco di compagni, perché il primo anno ne ho avuti due qua a Sassuolo e ora spesso li vedo anche qua in giro a Sassuolo che ci scambiamo due chiacchiere, quindi me li ricordo praticamente tutti. Qualcuno dice che sei rimasto molto genuino, molto semplice, non ti sei montato la testa perché non hai atteggiamenti da divo, sei rimasto quello che eri alcuni anni fa quando eri appunto in quell'ambiente. Sì, sicuramente sono un ragazzo tranquillo, che non mi piace farmi notare, non mi piace che la gente parli troppo di me, quindi io resto sempre nel mio e cerco di essere umile, perché alla fine l'uomo è anche umile. Nel mondo del calcio per andare avanti ci vuole anche dell'umiltà. Ultima cosa, la dedica che ti è venuta in mente al tuo primo gol da professionista? Sicuramente la mia famiglia, perché lo ripeto ogni giorno, è quello di un giorno di sedermi lì davanti a tutti loro e guardarli in faccia e dire a mia madre: smetti di andare a lavorare, che ora ci penso io di mantenerli io. Quindi so la fatica che hanno fatto i miei genitori per
per arrivare fino a dove sono adesso, quindi un giorno vorrei proprio ricambiare. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. GMSRL, climatizzazione, impianti termoidraulici e fotovoltaici, stufe e caldaie pellet. A Sassuolo in via Tasso 26, showroom in Viale Crespi 13.